Stamattina il Presidente Riccardi ha parlato di lingua che include, però le vostre posizioni di quest'estate, poi l'altro giorno in Parlamento avete votato voi in maniera difforme, cosa dice? Noi non abbiamo mai votato in maniera difforme. Noi abbiamo una posizione molto chiara che è a favore dell'inclusione delle persone che vogliono essere italiane e sono integrate in Italia. Chi ha studiato 10 anni in Italia e ha concluso con profitto il corso della scuola dell'obbligo, se non vuole, può chiedere di diventare cittadino italiano. Per fare tutto ciò servono delle nuove norme. Stiamo lavorando con i nostri gruppi parlamentari per preparare una proposta sulla cittadinanza, che prima di presentare in Parlamento faremo vedere anche ai nostri alleati. Gli emendamenti di 3 righe inseriti fuori contesto per fare una provocazione sono un po' risibili. Noi siamo seri, credibili, affidabili. Il discorso della cittadinanza è un discorso serio, non sono 3 righe di un emendamento fuori tema. Non c'entra nulla con la sicurezza. Lo ius scholae di fatto è molto più serio secondo me delle attuali norme, perché le attuali norme non c'è una cittadinanza a 18 anni, tu sei stato in Italia. Ma non c'è nessuna integrazione vera, la scuola è il luogo dove ci si integra.